come sta Ratzinger. Le voci di dentro del Vaticano sussurrano di un papa emerito debole e incapace di dire messa, ma il 90enne pastore tedesco si è fatto fotografare, malfermo ma tenace, tra due suore meno. Debolissimo, incapace di dire messa, addirittura in fin di vita i rumors infondati sulla salute del papa emerito Joseph Ratzinger si sono carsicamente inseguiti, da un po' di tempo, senza superare la soglia di allerta del Vaticano. Intrecciandosi, peraltro, con la notizia di un altro ricovero in casa Ratzinger, quella del segretario personale di Benedetto XVI, Monsignor Georgiakon Dieresinswein, che ha trascorso alcuni giorni al Policlinico Gemelli, un paio di settimane fa, in realtà per dei semplici controlli all'udito. A chi lo ha visto anche di recente Joseph Ratzinger, 90 anni lo scorso aprile, è apparso, oltre che lucidissimo, un uomo con gli acciacchi dell'età, un po' malfermo, qualche problema di vista, ma nulla di più. Eppure le voci di un suo presunto declino repentino hanno continuato a rimbalzare discretamente dentro e fuori le mura leonine. Fino a che una frase pronunciata tempo fa in un'intervista dal suo segretario personale è tornata, deformata, in circolazione, anche sui social network di lingua inglese. Tanto da indurre lo stesso Giacon Dieresinswein, in una nota inviata ad alcune testate anglofone, Catholic Herald, Catholic News Agency, a smentire come pura invenzione la frase incriminata e come una candela che, lentamente e serenamente, si spegne, come avviene a molti di noi. È sereno, in pace con Dio, con se stesso e il mondo. Non può più camminare senza aiuto e non può più celebrare messa. Ho ricevuto negli ultimi due giorni molti messaggi che fanno riferimento a questa frase e la gente è preoccupata, ha detto ancora il prefetto della Casa Pontificia. È falsa e sbagliata, vorrei sapere chi è l'autore. Il papa emerito, ha detto ancora Giacon Dieresinswein, ha ricevuto la settimana scorsa una visita del fratello, Monsignor Georg Ratzinger, e sono stati bene. Una smentita alla quale è seguita, nella serata di ieri, un tweet del direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, che ha pubblicato una foto del papa emerito che, in piedi, tiene per mano due suore, due dei numerosi ospiti che, quasi quotidianamente, gli rendono visita nei giardini vaticani. Didascalia della foto, il papa emerito, oggi pomeriggio alle 5.